Ragazzi, vi faccio vedere come è venuto l'albero verniciato. L'ho posizionato col tappetino, l'ho rialzato e gli ho messo il tulle per coprire la base di ferro. Mi piace tantissimo e adesso ve lo mostro. Questa è la base che ho fatto. Ho posizionato il tappetino in pelo sotto, vedete? Che se fosse stato leggermente più grande non mi sarebbe dispiaciuto, però. Poi ho messo la base di questo cesto in vimini, perché l'ho visto anche sulla rete. Ho scritto sulla rete idee per rialzare l'albero e avevo visto che avevano messo delle ceste così sotto. Mi è piaciuta l'idea, quindi avevo questa cesta in casa e l'ho utilizzata. Poi ho messo il tulle per coprire la base di ferro dell'albero e qua è il mio albero, guardate. Guardate che carino, tutto bello, sembra tutta la neve sopra. Sono veramente contenta di come è venuto e rialzato mi piace anche molto di più. Eccolo qua. E adesso andrò poi a mettergli le lucine e tutto quanto. Che ne dite, ragazze? Non vi sembra una idea carina? Mi piace veramente tanto. E nulla. Alla prossima puntata vedremo gli addobbi, come sono venuti nel mio albero. Per ora vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video di Natale. Ciao! Ecco, vedete, qua ci sono tutte le palline bianche, argentate, ho preso anche qualcosa, cioè dorate, io ho comprato anche qualcosa di argentato, adesso andrò a vedere come poterlo addobbare. Però prima devo vedere le luci. Allora, ragazzi, vediamo un po'. Tolgo il coperchio. Qui c'è la ghirlandina da appendere alla porta. Qua dentro, qua ci sono tutte le cosine che vanno in cucina, sulla cappa. Poi questo è un Babbo Natale. Questa andrà in cucina con una pignatina che devo aggiustare. Questa invece va attaccata alla porta all'interno che si illumina. E poi vediamo. Qui c'è la scopa della Befana, questa di solito la metto sul camino. Poi qui ho varie pignatine che metterò sicuramente dentro un vaso. Non mi ricordo da dove le ho recuperate, ma è un recupero. Questa invece è la ghirlandina che ho comprato l'anno scorso, mi piaceva da morire. Anche questa si illumina tutta con i fiori bianchi così, mi piace tantissimo. Questa è la stella che va poi sull'albero, che si illumina. Poi qua c'è la borsa con tutte le lucine, che appunto devo vedere cosa recuperare. Poi qua c'è un cappello di Natale. Magari lo faccio dorato e argentato, adesso vedrò, perché ho tante palline di questo colore. Questo lo stesso sono fiori di recupero che usavo al negozio, poi me li sono portati a casa. E poi ci sono tutte le palline che ho dipinto l'anno scorso anche,
Quindi come addobbo di albero ci siamo. Adesso vado solo a controllare le lucine. Ragazze, ho finito l'albero, finalmente vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Praticamente l'ho fatto con oro, bianco e argento. Ho messo anche dei fiocchettini di organza, un po' qua e là. E questo è il mio alberello.
Ho messo anche queste rose qui azzurre che mi piacevano tantissimo. Comunque devo dire che l'effetto neve sta veramente bene sull'albero, perché non dà la sensazione di quel verde subito forte che contrasta e rimane molto molto più armonioso. Quindi mi piace come è venuta la base e tutto quanto. E vederlo alto così mi piace anche molto di più rispetto all'anno scorso. Adesso vado a sistemare il casino sul tavolo. Ho messo anche la ghirlandina qui. Con le lucine. L'ho presa l'anno scorso, questa qua. Ho inserito anche le pigne che vi avevo fatto vedere. Guardate come stanno bene, almeno a me piacciono, danno proprio risalto all'albero. Ragazze, io ho già messo il maglioncino natalizio perché mi piace quando faccio gli addobbi sentirmi addosso anche qualcosa del Natale. E quindi oggi ho messo questo maglioncino che sicuramente sfrutterò tantissimo durante il periodo natalizio. Niente, era questo, non è che mi sono impazzita. Lo so, siamo solo a poco più della metà di novembre, però fa niente. Adesso penso che andrò a posizionare la ghirlanda del camino, perché almeno così ho ancora delle cosine in giro e faccio che addobbare anche quella. Utilizzassi questa da mettere sopra, adesso provo.
ghirlanda sul camino. Quest'anno, alla fine, ho preso la ghirlandina che avevo messo sopra vicino al mobile e l'ho messa qui sul camino perché ho voluto cambiare. Mi piace molto di più fatto in questo modo. Trovo che risalta tantissimo la ghirlanda. E poi sotto ho messo le applicazioni, qualcosina di rosso. La calzina di Natale e questi centrini fatti a uncinetto che praticamente prendevo sempre da una ragazza che faceva beneficenza e ogni anno a Natale ne compravo uno quando avevo il negozio, passava sempre e quindi li ho messi qua. Poi vedrò se togliere il cuore Shabby e mettere qualcosina di Natale. Adesso, man mano che tirerò fuori le cosine, vedrò se posizionarlo in modo diverso. Però per il momento lo lascio così.